chi ha seguito le nostre tracce degli ultimi 2 anni, da qualche tempo che propongo itinerari che riguardano l'arte contemporanea. E trattare del tema del contemporaneo femminile è venuto quasi spontaneo, però ho bisogno di fare riferimento a qualcosa che si è detto gli anni passati per inquadrare un po' il problema. Allora ho bisogno di tornare, parliamo di contemporaneo, chiaramente ci riferiamo all'arte che muta all'inizio del Novecento. Non voglio escludere le grandi trasformazioni che si fanno con l'impressionismo, che parte anche prima, ma diciamo che partiamo dall'avvento delle avanguardie, Fauve, Cubismo, Futurismo, Surrealismo, le ho messi in indicati, che definiscono l'arte della prima metà del Novecento nella sua condizione classica. È un'arte, quella del primo Novecento, che si svolge sempre nell'ambito delle forme espressive tradizionali, cioè la tela esiste ancora il colore e la modalità dell'utilizzo, il modo delle rappresentazioni, sono le forme della rappresentazione che cambiano. L'artista cerca altro, cerca il dinamismo, il colore, l'emozione, la carica emotiva che riesce. L'espressionismo, insomma, che comincia a trovare spazio in quella che prima era, non aveva questi elementi di riferimento, le emozioni nell'arte, diciamo, dei secoli precedenti era trattenuta, tranne in alcuni casi specifici e particolari. Quindi si definisce quest'arte del Novecento al di fuori delle convenzioni riguardo al modo di considerare, di rappresentare il visibile. Scorriamole un po' queste forme. Qui parliamo chiaramente di futurismo. Sulla tela, il pittore comincia a pensare che non si possa dire altro, si può dire anche ciò che scorre, il movimento, la dinamicità, l'immagine di ciò che si può rappresentare, mutuata anche dal cinema ovviamente, la nuova visione del mondo che portano altri mezzi tecnici, si può anche tentare altro. La rappresentazione bloccata nella prospettiva centrale è decisamente morta in questo caso. Quindi il futurismo introduce questi altri elementi e andiamo avanti. Poi la grande trasformazione che viene dall'irrompere nella cultura, in generale in tutta la cultura, del tema della psiche, della coscienza che non si ferma all'aspetto razionale, ma scava, è possibile scavare in altre componenti della persona umana, e più profonde, che narrano cose che non sono state mai viste e anche queste cose si possono rappresentare. Ecco che il surrealismo spalanca una porta. Penso che è la più importante che si è aperta, stranamente, più importante di tutte le altre, perché appunto apre una finestra sul non detto. E qui vorrei che faceste un attimo di pensiero, un pensiero sul non detto, perché nel non detto le donne ci stanno dentro proprio fino alla punta dei capelli. Loro sono il non detto della storia. Quindi nel non detto del surrealismo cominciano ad aprirsi delle porte proprio al non detto femminile, che ha avuto poco spazio nella storia precedente. L'astratismo, la rinuncia allo spazio e allo spettico, porta gli artisti a cercare altro, a capire che esiste una dinamicità che non dipende dalla forma reale, ma è una dinamicità intrinseca ai colori, intrinseca alle stesse forme. Si scopre con la teoria della Gestalt che c'è un dinamismo nel colore, il colore si muove, il colore non è statico. Metterlo insieme, coniugare insieme i colori significa anche scoprire che hanno delle capacità di luce e di movimento, oltre che di colore. E quindi si aprono altre porte, altre storie.
L'astrattismo poi ha nelle sue declinazioni più varie. Allora, cosa succede quindi questo più o meno è quello che accade nella prima metà del Novecento, però si capisce che a un certo punto succede qualcosa. Si comincia a pensare di dover andare oltre la tela, oltre il quadro, oltre i materiali che si sono utilizzati fino a questo momento. Più tardi noi vedremo che, ecco, che cosa succede che determina questo oltre? Succede questo. Succede che a partire dal surrealismo, quasi fosse una costola del surrealismo, c'è Dada. Gli artisti Dada, l'artista Dada di riferimento, Marcel Duchamp, veramente lo fa nel 13, il suo primo ready-made è del 13, ma nel 17 fa qualcosa di particolare, espone il famoso Rinatoio Fontana e lo chiama Fontana, appunto, indicando, come abbiamo già detto, ripeto, per chi ha sentito queste cose anche negli anni passati, sono cose che più o meno sono state già descritte più accuratamente, ecco, adesso ci andiamo veloci. Nel mettere su un piedistallo l'orinatoio, dichiara che l'arte è ciò che l'artista dichiara tale. E qui ho detto una frase calviniana: i sentieri dell'arte si biforcano. Da questo momento ci saranno artisti che lavoreranno sui materiali per produrre opere, ma ci saranno anche artisti che prenderanno altre strade, quella che si chiama l'arte concettuale, dove l'impegno è diverso, è girato su altri versanti, con delle strane mescolanze, che attengono, di generi, per cui si lavora tra teatro, si parla di performance in molti casi, dove l'arte è performativa, dove è multilinguistica, multidisciplinare, un impegno quindi su fronti che non riconducono alla semplicità di quel concetto classico dell'arte moderna e contemporanea che abbiamo inquadrato precedentemente. L'arte cambia, è provvisoria, c'è un rifiuto dei materiali tradizionali. L'apertura anche a materiali deperibili, figuriamoci, rispetto al passato dove in fondo il concetto era quello, insomma, l'arte aspirava, non tanto l'arte, i compratori d'arte aspiravano all'eternità dell'arte, quindi il mercato, le logiche mercantili volevano quello, tra l'altro, e quindi tranne l'arte dei giardini sono tutte che dur, arte che, sono forme che durano nel tempo. Invece questa è un'arte che può sparire, può non esserci, può esserci e poi sparire. Si parla di azione artistica. Allora, e in tutto questo le donne? Un punto di svolta rispetto a quello che ho detto fino adesso, io l'ho voluto cogliere in una qualcosa di estremamente, che è accaduto in Italia, di estremamente importante, grazie a una mostra degli anni 80 curata da una critica d'arte importante che si chiama, di arte contemporanea importante che si chiama Lea Vergine e che ha fatto questa mostra che è stata una mostra fondamentale, diciamo, capitale del momento, che si è chiamata L'altra metà dell'avanguardia. Cosa ha fatto Lea Vergine? Ha cercato di inquadrare il ruolo delle donne all'interno dei movimenti artistici della prima metà, cioè tutti quelli che abbiamo precedentemente indicato. Perché questo? Perché le artiste non ce n'erano? Ce n'erano? Allora si scopre che tutte queste artiste, guarda, lei è perfettamente consapevole, tra l'altro, del rischio che si corre, no? Perché quando si comincia a parlare solo di femminile c'è sempre il rischio di fare, con le bellissime espressioni, il lager illuminato, il lazzaretto di regine, cioè il posto dove tu sei valorizzata perché sei solo tu. Non ti metti in rapporto e in discussione con gli altri, quindi sei valorizzata per l'assenza degli altri. La Vergine è perfettamente consapevole di questo rischio, ma d'altra parte capisce che è anche il caso
di tirar fuori da questa valigia chiusa, da questo scrigno chiuso, di tirar fuori delle vite, delle esperienze, che non sono state sufficientemente conosciute. Ecco, questo è il gruppo dei curatori della mostra che li ho voluti mettere in bella evidenza perché hanno fatto, ritengo, il lavoro più importante di quegli anni su questo tema. E così si scopre, lei a Vergine lavora in questa maniera, chiede alle artiste viventi, sono artiste viventi ovviamente, di collaborare alla presenza, insomma, al catalogo che ne inquadra 120 circa, ci sono circa 120, 119 schede, e quindi chiede a queste artiste, che artiste sono? A molti di questi nomi, che poi potete leggere nell'elencuccio che ho dato, sono diventate adesso anche molto famosi, ma al momento in cui si fa questa mostra non lo erano affatto. Alcune erano conosciute, alcune erano assolutamente conosciute, anzi, nel caso della Conciarova erano leader, sono state leader nel momento del movimento artistico che porta il loro nome come. Quindi il gruppo delle russe in particolare era conosciuto, altre sono conosciute in cerchie più ristrette di conoscenza, insomma di persone che si occupavano del periodo, altre, faccio solo il nome della Sonia Delaunay, insomma, ma molte altre no, molte altre non sono proprio note, e faccio un nome di tutti, l'italiana Carol Rama, di cui adesso si parla tanto, Carol Rama. Partecipa, insomma, non sono nomi noti. E quindi Lea Vergine fa questo, si impegna su questo fronte, che vede le donne passare, come dice lei, dalla cronaca all'eternità senza storia, e quindi si impegna in questo senso, le rappresenta. Io voglio dire che c'è un artista che cioè, le si richiede di partecipare e lei non manda una lettera che è molto divertente, ma non ho modo e tempo di leggermela, ma insomma la Dorothea Tanning, artista surrealista, dice no, ma io non vedo perché mai dovrei partecipare a una mostra di donne, io sono un'artista e come tale non sento di poter partecipare a uno. Il mondo mi ha, insomma, io partecipo a un mondo che ci vede tutte, io non ho mai fatto distinzione tra il lavoro mio e il lavoro degli altri artisti, quindi rifiuta. Ed è un rifiuto abbastanza comprensibile. Torniamo avanti. Questo mi porta ad essermi, immediatamente dopo, se ho parlato di questa emarginazione, a domandarmi le cause dell'emarginazione, perché a questo punto qualche spiegazione ce la dobbiamo dare, che poi torna utile sul piano artistico. E chi si è dato, ha costruito delle spiegazioni, in particolare per spiegare, per raccontare il perché di questo ascolto molto limitato nei confronti delle voci femminili, io ho voluto prendere dal vasto mondo, dalle vaste voci, quella di Virginia Woolf, anche perché Virginia Woolf parla del perché della letteratura, del perché ci sia questo vuoto in ambito letterario, però poi si capisce che le motivazioni che dà sono valide in tutti i sensi, no? Lei dice che innanzitutto c'è il mancato riconoscimento della voce dell'artista donna. Vi prego di notare che quando parlano le donne non è mica detto che vengano ascoltate. L'autorevolezza è data alla voce maschile. L'autorevolezza della voce femminile è tutta da dimostrare, è da dimostrare ogni volta. Poi ci sono una rigidità dei ruoli sociali che corrobora queste limitazioni. E poi la donna deve lei stessa superare il limite che la società le pone in quanto donna. Cioè ha interiorizzato l'inferiorità e quindi se vuole entrare in particolare nel mondo della creatività, non quella materna che non le si può togliere ovviamente, ma della creatività in linee più generali, deve superare il primo limite che è dato dal non riconoscersela la creatività.
Ovviamente anche il non partecipare alla vita sociale fa il suo gioco. E i soldi, perché se non ci sono soldi non si cantano messe e non si canta nemmeno la messa dell'artista. E sono passati molti anni da quando Wolf parlava di queste limitazioni, molte donne, veramente in ambito occidentale, non da tutte le parti del mondo, ma sicuramente nell'ambito dell'Occidente, sono veramente cose, ringraziando il cielo, sono situazioni lontane, però non su tutto il fronte, non per tutte le circostanze. In ogni caso, se vogliamo riportare il discorso all'artista propriamente detta, sono due le cose che servono, che si deducono dal discorso del lavoro. Abitare uno spazio mentale e fisico nel quale si è liberi di operare. E poi essere ascoltati. Io posso parlare, ma se non ho l'attenzione, la mia voce è negata. Nella scelta delle artiste che io propongo, pochissime, questo aspetto lo dovete ricordare, perché sono tutti itinerari abbastanza strani da questo punto di vista, con delle riscoperte tardive. Insomma, per fare arte c'è bisogno dello studio tutto per sé. Un luogo dove tu puoi tentare, ritentare, sbagliare, perché l'artista, come ce lo immaginiamo noi, che sa già dove vuole andare, il Michelangelo che già vede la scultura fatta sotto il martello prima che ancora il marmo è cubico e lui già vede tutto, questo è un mito, e in realtà ci sta un lavorio, un lungo lavorio, e poi nell'arte contemporanea è ancora più forte questo lavorio, che è fatto di fallimenti, di tentativi, di strade prese e abbandonate. Chiunque abbia avuto una minima esperienza creativa lo sa, che niente esce se non da questo lavorio. Per alcuni, cioè, ha tutte le sfumature ovviamente delle varie personalità che si impegnano in questa cosa, ma esiste bisogno, e c'è bisogno di un luogo dove svolgerlo. Quindi avere l'autonomia per avere lo studio tutto per sé è un elemento fondamentale. Questo vale per tutti, tutti gli artisti possono confermare questa necessità. Ancora un altro aspetto. Ovviamente, come le considerazioni della Wolf poi proseguono in quello che è il pensiero del femminismo, che entra nella vita anche in maniera inconsapevole nelle scelte di molte artiste, ma in generale, perché la riflessione filosofica sulla condizione femminile entra, la ritroviamo, come ritroviamo il portato della rivoluzione freudiana. Sono elementi che entrano, e anche se non c'è la piena consapevolezza, perché l'artista segue fondamentalmente la sua linea personale di creatività, però il pensiero filosofico femminista sicuramente in filigrana si può leggere. Qui parliamo di lo dico in due parole, insomma, noi facciamo veramente dei cenni. Passiamo dalla prima fase del femminismo a quella che si viene chiamata la prima ondata, quella emancipazione, dove si parla di un femminismo dell'emancipazione, delle lotte per avere l'accesso a qualcosa che è degli uomini, alla quale le donne vogliono partecipare. Quindi è un tipo di impegno, quello originario delle suffragette, impostato a dire sì, dobbiamo esserci anche noi, l'umano siamo anche noi. A questa prima fase ne succede una seconda che è molto importante, che è la fase del pensiero della differenza, dove si fa un altro ragionamento, un momento. Il femminile è stato compresso e ignorato per troppo tempo, è carico di valori, dobbiamo ragionare su ciò che è stato finora negato, e noi vogliamo che sia valorizzato in quanto tale. Scusatemi, voglio vedere. Sì, vabbè. Molte artiste, in particolare nell'arte, questo ritornerà, questo discorso lo riprendiamo dopo.
Molte artiste si sono impegnate, donne, in particolare nella seconda metà del Novecento, si sono impegnate nell'esperienza concettuale. E questo perché accade? Ci stavano, come ho richiamato prima, i sentieri dell'arte si sono biforcati, ma forse dire biforcati è dire poco, sono diventati molti rivoli, ma l'impegno delle artiste donne spesso si gioca sul piano dell'arte concettuale. Perché qui? Perché diciamo che si doveva trovare un linguaggio a partire da zero. Quindi, non essendoci quella subalternità che aveva caratterizzato il percorso delle artiste donne nell'ambito della classicità, insomma, tutta arte fino all'Ottocento, per cui i linguaggi erano gestiti da una cultura che era maschile, passando accenno al fatto che le donne non potevano frequentare l'Accademia, ovviamente, non c'era possibilità di studiare per loro, nemmeno tranne in alcuni casi dove hanno avuto la scuola in famiglia, ma insomma la vita delle artiste donne prima dell'Ottocento e fino all'Ottocento era davvero stata molto complicata. Quindi nel momento in cui con l'arte progettuale bisogna costruire i nuovi linguaggi, ecco che si parte alla pari, si può ragionare, si comincia, siamo tutti dallo stesso punto, quindi non ci sta non ci sono le disparità che avevano caratterizzato come in precedenza il settore, no? E tanto è vero che la cosa funziona in questi termini, che in alcuni settori specifici la presenza delle artiste a me appare addirittura preponderante, cioè è più belle, per quello poi ognuno, in questo veramente siamo liberi ognuno di scegliere i propri amori, ma sicuramente delle particolari e convincenti come le vogliamo chiamare, chiamiamole opere, sono sicuramente di marca femminile. In passato mi è capitato di mostrare qualcosa di Marina Abramovic, per esempio, quindi qualcuno potrebbe avere già, e non la presento oggi, ma c'è qualcos'altro che invece. E quindi risultano decisamente in posizione più importante. Le artiste, quindi, nel fare questo lavoro sui multimateriali, sull'accesso a nuove forme, ma anche nuovi materiali, fanno una cosa che è deliziosa a mio parere, un recupero in senso pienamente artistico, pienamente, in quota parte anche estetico, di quelle che erano le arti, addirittura le arti domestiche. Entra finalmente, visto che il quadro non c'è più, l'oggetto può essere composto e combinato per raccontare il suo discorso dal materiale che l'artista ritiene più coerente a raccontare quello che deve raccontare, ecco che irrompono, ma non solo per via delle donne, questo è un lavoro che fanno tutti gli artisti, intendiamoci, non è solo sul piano dell'opera femminile, rompono i nuovi materiali che sono cucito, sono lavoro a maglia, sono ricamo, sono intrecci di fibra, cioè tutto un universo che l'arte aveva accantonato come minore, non lo è più, prende tutto un'altra posizione. E anche l'utilizzo di materiali eterogenei, io non ho messo immagini di Rauschenberg o di Burri o di altri artisti che prendono i materiali, rielaborano, lo ricompongono, ottenendone. Bene, questo lavoro lo fanno anche molte artiste donne, lo fanno caratterizzando con una specifica sensibilità, perché in questo recupero di materiali del quotidiano noi sentiamo, avvertiamo un tocco particolare. Che non significa tocco femminile in senso generale, ma sì, un tocco particolare, un'attenzione all'aspetto minuto dell'esistenza, un guardare non retorico, è difficile che le artiste donne siano retoriche, una essenziale semplicità, un tornare alla memoria con molta facilità. La memoria diventa una cosa, la memoria del proprio personale, esperienza della, che richiamavo prima, l'esperienza psicanalitica, l'esperienza dell'autocoscienza, anche non voluta, insisto a dire, anche non voluta, però
questo sguardo diverso sul mondo irrompe. Questo cambiamento che è sul piano della, dell'opera, della fattualità delle opere delle artiste, a un certo punto deve trovare, negli anni 80, insomma, deve trovare un fronte anche in quell'ascolto che era la seconda componente che abbiamo detto all'inizio. E la critica d'arte deve, deve cambiare passo. E quindi si passa da un'indifferenza a un'attenzione. Poi ci sono dei passaggi epocali specifici, ci arriveremo parlando di, alcuni, di un artista in particolare di cui parliamo dopo. E quindi io ho scelto queste artiste, virgolette, scoperte con ritardo, no? Oppure non scoperte con ritardo, ma che stanno acquisendo man mano che il tempo passa sempre più spessore, sempre maggiore attenzione, le loro proposizioni diventano sempre più interessanti. E noi ci accorgiamo, questo sul fronte delle artiste di cui parlava la, la Vergine, ma anche le nuove esperienze che vengono poste da artiste donne hanno presa, hanno tenuta, funzionano. È chiaro che ho scelto pochi nomi, quindi ne rimangono fuori infiniti, però appunto forse qualcuno è anche noto, quindi non andiamo proprio nella, nelle cose diverse. E la prima ovviamente è Frida Kahlo, faceva parte della mostra degli anni 80. Frida Kahlo ha una storia tutta particolare. Cosa dà Frida Kahlo all'arte che prima non c'era? Frida Kahlo ha avuto una vita incredibilmente complicata, malattie in infanzia, un incidente terrificante in adolescenza, praticamente un tubo di un tram la perfora, la impala, letteralmente la impala, distruggendole tutti gli organi interni a partire dalla, dall'utero, quindi una, un incidente che la costringe a un numero incredibile di operazioni, dalle quali però lei con grande vigore si riprende sempre. Che cos'è che però della sua pittura è così convincente che tutt'oggi, se si vuol fare una mostra di una donna, artista donna, e si vuole star sicuri di poter, di avere successo nella mostra, non dico di capire l'artista, ma di avere successo nella mostra, se si fa Frida Kahlo è sicuro. La sua opera è un'opera che racconta la sua vita autobiografica, e anche questo è importante, perché se si legge il saggio di John Berger dedicato allo sguardo, si legge che le donne nell'arte in generale, nell'arte precedente al contemporaneo, sono presentissime, raffiguratissime, ma sono sempre a servizio di uno sguardo maschile fondamentalmente. Sono un pezzo di un bene, sono un bene sul mercato, grosso modo. E quindi lo sguardo delle donne è sempre lo sguardo dall'uomo alla donna per l'uomo. Bene, Frida Kahlo si ritrae, ma si ritrae per sé, si ritrae per gli altri e per dar conto di sé. C'è una cosa molto bella che ho voluto mettere, una Mariana Dotti parla nel parlare di Frida Kahlo di oscenità del corpo, della vicenda bassa che vede sempre coinvolte le donne, perché le donne vengono relegate nell'aspetto basso dell'esistenza, le donne sono uterine e questo viene rinfacciato loro come fosse un peccato, non come una virtù della dea madre, casomai, principio generatore del mondo, no, come il basso del mondo. E Frida Kahlo prende questo basso del mondo e ne fa il soggetto delle sue opere. Quindi Freud, torniamo a quello, la psicanalisi, che grande portata ha in tutto questo, tira fuori, fa emergere il nascosto, il non dicibile, lo sceno, lo tira fuori e dimostra via arte che questo compone l'essere umano, parte dell'essere umano. Sono scene, sono tipiche immagini della Kahlo, che si rappresenta come Tehuana, cioè perché una delle componenti della sua ricerca artistica è l'amore per le tradizioni. Lei è stata compagna del più importante artista
messicano del periodo, lei messicana, che era Diego Rivera. E qui vedete nel quadro, la vedete, vedete chi è Frida Kahlo, una donna che sta sulla barella, che questa è la cintura che la sostiene, perché lei porta il busto tutta la vita, è una donna bella che si mostra come la natura fiorente delle foreste rigogliose messicane, e nello stesso tempo è ferita. Altre immagini, questo è un quadro straordinario, la madre che la partorisce, ma è una madre che è morta per partorirla. Chi è che faceva vedere un parto così? Qui c'è ancora lei, che si è stampata nelle sue grandi sopracciglia d'ala, si è stampata l'immagine di Diego Rivera. Bene, e qui è un altro quadro, un'ultima cena leonardiana, dove è lei nelle sue varie, potremmo dire, ipostasi, no? Come cervo ferito, come donna trafitta al centro, il Cristo in croce, lei trafitta dalla colonna che è quella che l'ha sfondata, l'ha distrutta fisicamente, la madre terra messicana che l'accoglie. Insomma, succede questo, che Frida Kahlo, al di là della bellezza straordinaria dei suoi quadri, lei diventa insomma, alla fine si è presa una sorta di, non che la cercasse, una sorta di rivincita su Diego Rivera, che è un gran padre della pittura messicana, ma io credo che al centro adesso ci sia lei, che racconta il Messico attraverso la sua personale sofferenza, è riuscita a raccontare la sofferenza del suo popolo, e non è poco. Andiamo avanti. Qui entriamo in un campo che non è quello della pittura, è quello della fotografia, ma ormai la differenza tra le arti non c'è più. Parliamo di Vivian Maier, è una storia, se voi la conoscete probabilmente la conoscete già, ma se non la conoscete occorre che dire qualcosa di questa fotografa americana straordinaria. Che cosa c'è di straordinario in Vivian Maier? Che la sua opera la si conosce perché in un'asta di materiali fotografici un giovane si compra, lui e qualcun altro, si comprano delle valigie. E in queste valigie c'è un materiale fotografico, il suo. Se voi leggete il numero dei negativi, degli scatti, diapositive, foto in bianco e nero, foto a colori, c'è da trasecolare, vengono sviluppati, non erano stati sviluppati mai. Chi è Vivian Maier? Vivian Maier è un artista che ha due facce. Una strana storia molto femminile, non si sa bene il perché, di passione che lei vive soltanto per se stessa. Vivian Maier è una babysitter, vive fino a 80 anni, quindi è una vita lunga, muore a 83-84 anni, e in tutta la sua vita lavorativa, perché ha lavorato, lavora come babysitter, porta a spasso i bambini a New York, a Chicago, a questa attività, però i bambini li porta a spasso tenendo al collo una Rolleiflex. Ha delle macchine professionali molto buone, compra con una sua eredità, compra la macchina fotografica, ne avrà un paio di macchine tutte molto buone, è fotografa. Un impegno per fare tutta questa quantità di materiali, un impegno straordinario, ma non pubblica nemmeno una immagine, niente. E vive questa passione senza nemmeno comunicarla ai suoi datori di lavoro. Lo sapevano che fotografava, probabilmente faceva qualche scatto anche per la famiglia, ma nessuno sapeva più di questo. E queste sono le sue foto, che adesso ovviamente sono diventate un patrimonio della cultura americana. Sono foto formidabili, esiste una categoria di fotografi che fa questo tipo di immagini, che il fotografo di strada si chiama proprio così. E lei è diventata una delle fotografe più importanti americane su questo fronte. Foto tecnicamente impeccabili, che raccontano con un gusto straordinario. E lei in questa enorme raccolta di immagini, spesso questa figurina abbastanza personalmente appare insignificante,
si rappresenta in scatti straordinari, in autoscatti straordinari, dove noi vediamo Vivian fotografa, ed è l'unica condizione in cui la viviamo. Guarda che questa ha avuto una vita straordinaria, questa donna. Da una parte assolutamente insignificante nel quotidiano, però poi sempre di nascosto, sempre senza dire niente a nessuno, fa un viaggio in tutto il mondo. Va in Nepal, va in India, si gira l'Europa, si fa un viaggio incredibile, si era fatti risparmi, fa questo viaggio e fotografa. Però tutto questo rimane chiuso nella sua... Perché non si è aperta al mondo, Vivian Maier? Non credo, io non credo che sia perché non era consapevole della qualità di quello che stava facendo. Perché lei, penso che lo sapesse. Solo che è un mistero. Però era consapevole, sappiamo che era consapevole, perché questo era il suo tesoro. Queste scatole, queste casse, questo materiale in quantità veramente enormi, c'è stato un suo datore di lavoro che dice che pesavano, aveva paura del solaio perché pesavano tanto queste scatole, queste casse. Lei questo materiale se lo porta presso casa dopo casa. Alla fine è costretta a metterlo in un garage. Non ha 80 anni, non ha i soldi per pagare il garage. Questo materiale viene messo all'asta. Così che abbiamo il materiale, le fotografie di Vivian Maier. Ecco, se noi abbiamo detto all'inizio non credi in te stessa, ti autoinfliggi dei limiti, dai dei limiti, beh, può darsi che fosse anche questa una componente del pensiero della Maier. Non lo so, non lo sapremo probabilmente mai, se non si trova un diario, queste cose non le possiamo sapere. Andiamo avanti. E qui invece abbiamo la storia più bella, quella, la storia straordinaria dell'artista, della più grande artista del Novecento, che non ho dubbi su questo, veramente, almeno della seconda metà del Novecento, che è questa signora, che si chiama Louis Bourgeois, che è francese, che senza se e senza ma, la più grande scultore, diciamo che il più grande scultore, se non vogliamo fare differenze, perché non ce n'è in questo caso, del Novecento, della seconda metà del Novecento. Chi è Louis Bourgeois, che vediamo in una bella foto di Mapplethorpe? Se non la conoscete, bisogna proprio che si vada a conoscerla, perché... ha una storia, anche lei, tutta particolare. Lei è francese, proviene da una famiglia di restauratori di arazzi, quindi ha a che fare con i tessuti, e i tessuti entrano in questa storia. Sposa uno storico dell'arte importante, non so di quale università di New York, marito, e negli anni 30 va, accompagna il marito e si stabilisce a New York, dove il marito aveva una vita sociale ricca, ovviamente era un professore di storia dell'arte e frequentava proprio tutti gli artisti importanti dal tempo che lei ha conosciuto, Rothko, Pollock, insomma veramente li ha conosciuti tutti. Era un salotto importante di New York questo. E lei però aveva un passato alle spalle, una vicenda personale molto particolare, una vita con un padre molto amato che nello stesso tempo aveva distrutto la famiglia perché aveva costretto la famiglia a convivere con le sue amanti, e questo ovviamente per dei ragazzi non è, e poi avevano degli atteggiamenti nei confronti dei figli che non erano dei migliori. Non approfondiamo questo aspetto, ripeto, andiamo per punti. La Bourgeois quindi porta nella sua esperienza umana, personale, un grande problema, un nodo non sciolto di questi rapporti familiari difficilissimi, che quando viene negli Stati Uniti la spingono a cominciare a raccontare con... Lei è la prima mostra, ci arriva nel 49, quindi non è un artista che esce subito sul piano dell'arte, ci arriva col tempo. Però quello che succede è straordinario, perché pur essendo inserita in un ambiente artistico, perché le frequenta, la sua è un'esperienza appartata. Lei produce, fa mostre, ma non hanno esito. Che succede? Che a un certo punto ha delle crisi personali, per 10 anni non dipinge più perché muore il padre, una depressione, poi muore il marito. A questo punto lei cosa fa dopo la morte del marito? Ma è già più che adulta, anzi direi che è entrata nella terza fase della vita. Lei apre la sua casa, la trasforma, quella che era stata un salotto, il salotto culturale, lo trasforma in un atelier
e comincia ad aprire le porte di casa sua ai ragazzi, ai giovani, comincia a lavorare, cioè ad ascoltare quello che... E si scopre qui che i giovani pittori hanno bisogno di lei, cioè hanno bisogno di guardare quello che ha fatto nel passato e sta facendo questa donnina, questa settantenne. E questa la dovete leggere, non ve la leggo io, che è lei che parla. La storia della mia carriera è stata questa. Per molti anni, fortunatamente, i miei lavori non si sono venduti, né per profitto né per altre ragioni. Io ero molto produttiva perché nessuno cercava di copiarmi, perché lei faceva cose diverse. Ne avevano sentito parlare perché nel corso degli anni qualche mostra l'avevo fatta, ma non avevo venduto. E in America vendere equivale ad avere successo. La mia immagine è rimasta tutta mia e di questo sono molto riconoscente. Ho lavorato in pace per 40 anni. La produzione del mio lavoro non ha avuto niente a che vedere con la mia vendita, con la sua vendita. Su di me il mercato continua a non avere alcun effetto, né in positivo né in negativo. E insomma, questa signora viene scoperta, le sue opere vengono inserite, per logiche tutte americane, ma vengono inserite nel grande catalogo della scultura americana, vedete, accompagnate da Brancusi a Bourgeois. Se si fa una mostra di questo tipo significa che Bourgeois è il punto terminale di questo percorso, no? Ed è, insomma, con Barnett Newman, che non so se conoscete le opere di Barnett Newman, è molto diversa dalla sua pittura, comunque lei si prende anche il suo premio alla Biennale di Venezia. E qui in Italia, non vorrei ancora una volta citare Napoli, ma devo citare Napoli, perché la prima mostra di Bourgeois in Italia è a Napoli. Quindi veramente, tornando al discorso di come l'arte contemporanea si gioca tutta a Napoli in Italia, si sono fatte le grandi mostre. Perché viene scoperta Bourgeois? Perché chi si ricorda gli anni 60 in America e sa qual era la scultura degli anni 60 in America, la minimal art, Morris e compagni, si ricorda una scultura raggelata, astratta, purista, dove le componenti umane sono proprio espulse. Bene, a un certo punto, dopo tutta questa fase, come sempre accade in tutte le forme artistiche, una fase in cui ci si orienta esclusivamente su un fronte, poi c'è bisogno di trovare altro. E l'altro lo fornisce la Bourgeois, che ha lavorato a lungo, come ha detto lei, 40 anni, su altro. Qual è l'altro della Bourgeois? Andiamo finalmente a vederlo. E qui ci sono delle opere in tessuto, che sono proprio il recupero di quella, di quel suo aver appartenuto a una scuola dove si ragionava con materiali che non sono quelli. A lei la scultura con i materiali, marmi e cose ci arriva alla fine, eh? Lei lavora con altri materiali. Questi altri materiali raccontano perfettamente, e qui stiamo parlando di vere opere, non ci sta niente che non sia opera, raccontano perfettamente la vicenda. Io al centro vedete un parto e l'ho voluto mettere perché è un richiamo, del tutto involontario probabilmente, al parto della Calo. Queste figure che hanno brani di persone, frammenti umani che lei racconta e che ci fanno capire la tenuta, la capacità espressiva dell'artista, straordinaria. Io non ho dubbi, quando si vedono queste cose non si hanno dubbi sulla definizione, ecco. Altre opere, ci sarebbe da dire molto su Bourgeois, perché ognuna di queste opere potrebbe, anche qui una bimba, una ragazza, una donna, una statuina femminile che è tenuta insieme da una mano che viene da un groviglio. Usciamo da grovigli. E poi queste opere che sono rimaste particolarmente, hanno impressionato particolarmente, la figura bifronte del Giano, che è un appeso, che è un quarto di bue. Cosa comunica? Cosa ci dice? Carne, brani umani, brani vagamente sembrano parti componenti, quello di sotto lo è proprio decisamente, è un pene con i testicoli.
sono elementi di una mascolinità, ma che lei riprende, rappresenta con, anche con abbastanza ironia. Questa statuina, questo pene appeso, si chiama Gillette, ragazzi. E sono fatti anche di materiali, il primo è bronzo, ma il secondo è lattice su un tono, un materiale anche, come vedete, anche molto particolare. Poi altre composizioni, e qui è un'altra parte della sua attività che riguarda quelle che si chiamano le cosiddette celle. Cosa sono le celle? Sono strutture chiuse all'interno delle quali lei colloca degli oggetti significativi per la sua, relativamente alla sua esperienza personale, e che raccontano quindi un percorso articolato di oggetti, l'analisi di una combinazione del genere richiederebbe un tempo che non abbiamo, per cui noi lasciamo questi oggetti complessi dove è come un romanzo, dove ci sono molte pagine da leggere, e quindi hanno bisogno, perché sono composizioni stratificate di oggetti che raccontano ciascuno qualcosa dell'artista. Questo Pink Days, Blue Days è molto bello, perché io lo ritengo molto bello perché lei raccoglie i suoi abiti che aveva trovato e li monta. Anche questo è un autoritratto in fondo, perché si tratta di parti di sé nel corso della vita, di fasi di età diverse, e anche questa è una forma di autobiografia, di racconto di una storia. E poi quello che le ha dato, diciamo, l'opera che le ha dato il successo universale, che sono Spider, i ragni. Ma è un ragno donna. Perché questo del ragno è un omaggio alla mamma, alla madre. La madre che aveva sopportato dal marito quello che aveva sopportato, perché era una donna di un'altra generazione, e che l'aveva messo sotto la sua ala, protettrice i figli, ma nello stesso tempo questa protettività aveva un che di pericoloso, perché è un ragno. Quindi nello stesso tempo la madre che protegge a tutti i costi e nello stesso tempo come figura è preoccupante. E lei questa rappresentazione la ripropone in moltissime versioni. Una è stata anche a Napoli, questo il ragno Spider l'ha montato all'interno, io non ho mai fatto vedere l'immagine all'interno del cortile del Museo di Capodimonte. Ho scelto quella più famosa a livello europeo, che è il ragno che lei ha collocato, che è stato collocato all'esterno del museo di Bilbao. Quindi siamo, e quindi anche questa è una storia molto particolare, ho scelto solo le storie particolari. Andiamo su Marisa Mers. Perché scelgo Marisa Mers? Perché Marisa Mers è moglie di Mario Mers, un artista concettuale molto importante in Italia, che sta avendo anche lei, come tutte queste artiste, una sorta di successo piuttosto, insomma, non all'inizio ma alla fine del percorso artistico, nel senso che lei volutamente era partita con questa opera, anticipo un attimo, ecco, era partita con delle opere veramente monumentali, di grosso impegno, che raccontavano di una sua volontà fisica di occupare lo spazio in un certo modo, con una certa presenza, e queste sono opere molto interessanti, ma lei le lascia via. Non sto andando male, ecco, torniamo un attimo all'inizio. Lei fa una scelta differente. È vero che fa parte di un gruppo importante, quello dell'arte povera italiana, che probabilmente è diventato il momento più importante della storia dell'arte italiana. Quello dell'arte povera, gli artisti dell'arte povera sono quelli ai quali si ritorna costantemente. Pistoletto, in questo momento mi vengono in mente, però insomma, anche Mario Mers, il marito, insomma, lei lavora con questo gruppo importante di artisti, Ettore Pisani, insomma, ce ne sono davvero tanti, e lavora e produce e espone con loro nelle mostre di questi artisti. Ma a un certo punto è come se si tirasse indietro, perché ha un marito che è l'artista di casa, e poi scopre
ha una figlia e scopre una diversa vocazione. E lavora, comincia a lavorare sul dialogo tra quotidiano e arte, cioè su questo intrecciarsi di vite che vanno dall'opera artistica che si congiunge, cerca di trovare un contatto con le proprie necessità del giorno per giorno. E la biografia, anche in questo caso, una biografia minuta, trova la sua voce, lei espone in casa, ma non perché non avesse occasioni, le ha e poi le avrà importanti, ma questo è il suo gioco personale, lavorare tra casa e atelier, lavorare e far diventare arte ciò che è nella casa, nelle sue necessità. Lei dedica alla figlia Beatrice, Bea, delle piccole opere che poi sono diventate significative nel movimento dell'arte povera, come le scarpette di filo di rame, come lavorate a maglia, il suo omaggio alla figlia e delle piccole opere che sono sempre fatte di fili intrecciati, o delle statuette in terracotta cruda, o delle opere pittoriche molto essenziali, con questa ricerca di una rappresentatività, se uno a me vagamente fa pensare a Rosso, insomma, una plasticità tutta particolare, con questa indeterminatezza degli elementi costitutivi, questa dimensione minuta, familiare. Bene, e questa anche lei è un'artista che sta viene col tempo, sul tempo. Il suo percorso comincia a diventare interessante, questo aver lavorato su queste cose. E torniamo, questa l'avevo fatta vedere prima, la sua scelta non è quella di intervenire sull'atelier dello scultore di grande dimensione, si va a ricollocare nell'ambito domestico però. Ottenendo anche dei riconoscimenti molto importanti, e io ritengo che sul tempo si avrà occasione di studiarla ancora di più. Questa è una scelta, ma non è conosciuta moltissimo, è Giacoda Buic, Giacoda, che non so come si legge, è un artista straordinario. L'ho trovata straordinaria perché lei lavora, è partita dal teatro, è scenografa, è costumista, ma lavora con le donne di quella che era l'ex Jugoslavia, insomma, ha sopportato tutte le trasformazioni politiche di questi anni, ma lavora con queste donne, con queste straordinarie tessitrici e realizza opere fatte di quei materiali inusitati di cui parlavamo prima. Filacci, garze, juta, lino, gomene, le parti di Milano. Insomma, lei realizza tessuti e realizza anche la parte di costumi, tessuti e opere che scelgono la trama come elemento costitutivo, come materiale costitutivo. Anche non solo su bidimensionale, sempre tridimensionale in generale, però non solo su parete, ma anche come sculture che vivono di una propria dimensione tridimensionale. Io l'ho trovata talmente potente questa scenografica, sicuramente l'esperienza teatrale è dominante nelle sue realizzazioni, ma le ho trovate straordinarie queste, e ve le propongo proprio perché sono il segno di questo ingresso dei materiali diversi nel campo della produzione artistica. E poi torniamo a un artista che amo. Negli anni passati ve l'ho raccontata in altre sue opere, non so se ricordate Cibolette nella mostra della Tate a Londra. Bene, Doris Salcedo ha fatto qualcosa di straordinario per Madrid. Ecco, la dimostrazione che l'arte contemporanea può arrivare al monumento, ed è un monumento non retorico, è tutta un'altra storia. Ho trovato una cosa bellissima che ha detto un critico che veramente è stato illuminante su quest'opera, che è Cortellessa, che ha voluto associare quest'opera della Salcedo, che adesso vi spiegherò, l'ha voluto associare al
poeta Keats. Vi giace colui il cui nome fu scritto sull'acqua. Ovvero, non c'è niente sull'acqua. Cosa si può scrivere sull'acqua che sia leggibile? Bene, Cortellessa associa questo pensiero all'opera della Salsedo. Che cosa ha pensato Salsedo? Doveva fare un ricordo delle persone morte in mare. E lo descrive qui la via che ho presentato. Sono tante persone, di cui di molti si conosce il nome, ma non più che questo. E questi nomi sono cancellati, perché l'acqua li ha cancellati completamente. Ebbene, lei ha costruito, e ci è voluto un grande lavorio tecnologico per farlo, ha costruito un tappeto che fa emergere letteralmente le scritte dei nomi delle persone morte in mare. Questo tappeto produce questi nomi che appaiono, e poi lentamente vengono riassorbiti e ne appaiono degli altri, e questo in continuo. Quindi questo è un monumento discretissimo alle tragedie che leggiamo sui giornali, ma con una potenza priva di retorica, perché i nostri monumenti ai morti di solito sono caratterizzati, quelli storici, da una insopportabile dose di retorica. Questo è un monumento che né di retorica non ne ha nulla. E io amo questa donna, non posso non amarla. Scusate, ma questi sono i nomi che appaiono e scompaiono. E qui abbiamo un altro artista, siamo alla fine, scusatemi se non so che ore sono fatte, ma insomma, siamo a una guatemalteca. Non vi faccio vedere niente dell'Abramovic, che amo moltissimo, abbiamo visto gli anni passati, invece. Regina Apoteca Lindo, sì, mi sento di doverla mostrare, anche perché lei fa qualcosa nell'arte, è una performer, quindi è quel tipo di attività nella quale l'artista si mette in gioco in forme che apparentemente sembrano essere teatrali, ma non lo sono, o lo sono, e se lo sono, nella forma in cui potremmo parlare di teatro quando parliamo dei battenti, nei nostri battenti, quelli che si flagellano a sangue, cioè esportano sul corpo quello che è un momento cioè lo devono vivere sul proprio corpo, lo devono vivere come sacrificio personale. È quello che fa la Galindo, esattamente quello che fa la Galindo. Quindi non è che la vediamo estranea, lei si riaggancia ovviamente ad altre espressioni artistiche del tipo di quelle che ci sono state, Chris Barden, che si fece sparare. Ci sono artisti che hanno fatto anche l'Abramovic, che in più occasioni ha messo a rischio la sua integrità fisica. E anche la Galindo fa qualcosa di simile, ma lei lo fa in un contesto che dà anche più spessore alla scelta di giocarsi il corpo, di mettere a rischio la vita. Lo fa in una nazione come era il Guatemala, che è stato anche dominato da dittatori, dove questo tipo di mettersi in gioco nella carne era anche un modo per raccontare le carni effettivamente traumatizzate di persone vere, torturate veramente. Lei è una sorta di subisce un'autotortura, ma racconta delle torture che gli altri subiscono, in effetti, in questo la sua funzione. Quella che ovviamente sono delle performance, valgono nel momento in cui accadono, in questa che si chiama chi nasconderà le orme, in spagnolo non mi permetto di dire come si dice, ma insomma, che è una performance in cui lei cammina per le strade del Guatemala, di città del Guatemala, e cammina dopo essersi messa i piedi nel sangue, e quindi lascia delle orme insanguinate per terra, e fa tutto questo percorso, lo fa in questa maniera. Ha fatto anche cose molto dure sul suo corpo, io quasi al limite della sopportabilità. Vedete, si mette fisicamente in gioco in una rappresentazione che è difficile da sostenere anche per chi la guarda. In una in particolare lei si la fa nei paesi, non so di quale, in Svezia, dove la fa, si chiude nuda in una stanza, si mette in una stanza freddissima, e in pratica i visitatori della mostra
senza che nessuno glielo dica, perché lei ha messo degli abiti a terra, la vestono, perché essendo abbastanza fredda la vestono, cioè fanno, sono indotti a fare un lavoro di partecipazione alla vita di un altro soggetto dalle circostanze nelle quali l'artista li costringe. Dice, raramente lei lo fa, raramente lei impone delle azioni a chi partecipa alla performance, in questo caso l'ha fatto. L'ultima sua è questa, a Kassel, si chiama El Obiettivo. La Kassel in particolare, vi spiego una premessa per capire perché fa questo tipo di ha fatto questo tipo di installazione. Perché Kassel è uno dei posti dove si producono più armi in Germania. Allora lei fa una installazione che consiste in una stanza dove lei è all'interno, fuori ci sono due fucili da guerra che hanno dei mirini e i visitatori della mostra possono guardare l'interno della stanza solo attraverso il mirino che ha un puntatore. Cioè c'è un gioco a fare il cecchino. Poiché però noi il cecchino lo facciamo così continuamente, questa diventa un modo di raccontarlo, secondo me, che funziona. Cercare la possibile vittima con lo sguardo, che diventa un puntatore, ed è una possibilità. E visto che questa possibilità noi ce la prendiamo, tutti i telegiornali ci dicono che ce la prendiamo ogni santo giorno, facciamo l'esperienza del cecchino anche noi, e non mi sembra male. E adesso andiamo a Shirin Neshat, che è un'artista molto nota, molto famosa, che ha lavorato sulla... lei è iraniana, ma vive in America, ed è l'ultimo finito. Lavora in America, ma ha portato in America la sua storia personale e la storia delle, soprattutto delle donne iraniane. Lei è una fotografa che rielabora immagini fotografiche e vedete questo volto che ha questa grana particolare. Quella grana particolare sono versi, sono poesie, non nel Corano, sono poesie, che disegnano i volti, le mani dei personaggi che lei fotografa. E le ha chiamate, poi lei è regista anche di video, ne ho portato uno, e di film ha vinto anche un premio importante, non mi ricordo se era... a Venezia, credo, quindi ha fatto anche un lungometraggio, e lei racconta di queste donne, le chiama le donne di Allah, le donne che sono quasi completamente coperte, ma che, notate bene, l'efficacia di questa rappresentazione del femminile iraniano non è in funzione anti-islamica, che se no avrebbe avuto poco senso. La sua invece è un racconto di come la capacità individuale, la vitalità e la cultura millenaria che sta dietro le vite di queste donne sia in grado di conservare a ciascuna di loro un ambito di libertà, una possibilità di espressione, anche se negata, anche se socialmente molto compressa. Quindi ci sta questa ricchezza che non si può disconoscere, non facciamo, come se ci dicesse, non facciamo di tutto un erbo un fascio quando parliamo di queste realtà, perché non è così. Anche qui voglio ricordare che le fotografie della Neshat sono nella stazione di Toledo a Napoli. Quindi, e qui avevo previsto di farvi vedere, se avete pazienza di vederlo, non so se parte qui, ma se non parte qui lo faccio partire da un'altra parte, un video 9 minuti che non credo debba essere spiegato sulla condizione femminile e della Neshat. E ci sono, vi dico solo che ci sono due cantanti, Soya l'uomo e Soya Azari, e l'altra è una compositrice che si chiama Susan De Him, e vediamo se parte. No, allora chiudiamo qui, come si chiude? Esc, chiudiamo. Ah, una cosa non ve l'ho detta, sono un po' cattiva. Tutte le immagini che vi ho fatto vedere dei primi movimenti dell'arte moderna, la classica, non ce n'è nemmeno una di uomo, sono tutte artiste donne. Futurismo, surrealismo, dada, espressionismo, tutto quello che vi ho mostrato, sono tutte artiste donne. E andiamo alla Neshat. Vediamo se parte.
parte la musica. Thank you.
che incontro. Qualche domanda, qualche considerazione sulle cose, ripeto, è un settore piccolo di ricerca, è una bella ricerca, ma poi bene, complimenti. No, vabbè, ma se qualche curiosità, non so, che poi è stata... La busta di Napoli 2008 era la Lucia Meglio? No, Capodimonte. Credo che sia stata una delle ultime iniziative di Spinoza, di Nicola Spinoza. Oh sì, certamente. Non dico le donne, la voce è artista. Mario Merz sicuramente. Allora, chiudiamo qui. Grazie, arrivederci. La prossima dovrebbe essere Edoardo Laurentano, noi gli facciamo gli auguri perché in questo momento non sta benissimo, però se non dovesse essere lui, la manteniamo, prima mi sono accordata con Enzo che è stato gentile, probabilmente ci sarà uno scambio di date, però l'appuntamento dovrebbe rimanere, d'accordo? 4. Benissimo, allora 4, alla prossima.